Passione e ispirazione sono le due parole chiave. In una prospettiva filosofica, passione fa venire in mente ciò che ci guida, fa venire in mente le motivazioni. Io credo sia molto importante mettere a fuoco e far lavorare le motivazioni perché, come si dice, solo le motivazioni motivano. Motivano oggi, in una situazione, diciamo, di crisi e al tempo stesso di opportunità, nei confronti dell'assunzione di responsabilità. Dell'assunzione di responsabilità come impresa, dell'assunzione di responsabilità come cittadine o cittadini, e questo ha a che vedere, diciamo, il grande ruolo della passione in tempi in cui sembrava raffreddarsi. Ispirazione. L'ispirazione è qualcosa in cui possiamo trovare la realizzazione di sé, la realizzazione di un noi, l'inseguimento e il perseguimento di una idea di vita buona, di legami, di connessioni, di rapporti con altri. È un altro modo di pensare la responsabilità, e credo che il fuoco vada tra passione e ispirazione su responsabilità verso noi, gli altri e le generazioni future. Se non fossi motivata da una forte passione di cambiare qualcosa nel mondo che mi circonda e nella testa delle persone con cui interagisco, probabilmente alla mia età mi sarei già messa a riposo. Ma pensando alla mia biografia personale, ma anche professionale, mi rendo conto che quasi sempre i miei temi di ricerca e di intervento mi hanno scelto più che essere stati scelti da me, ma poi mi hanno presa e mi hanno sollecitata e mandata avanti anche al di là di quanto io non pensassi, passando dall'attività di ricerca vera e propria di insegnamento fino all'intervento sociale. Questo può essere anche molto rischioso perché i confini tra lo studio e l'intervento possono essere a volte un po' troppo permeabili, ma quando, man mano che invecchio, penso che o sono utile a qualche cosa oppure forse non ne valeva la pena. Ma avere una passione è la cosa più bella che possa capitare, perché la passione, insomma, l'amore è la passione per eccellenza, sappiamo tutti, o meglio, più fortunati, che cos'è quando lo si ha e quando anche non lo si ha, quando lo si perde, insomma, sappiamo che quella è la cosa per la quale si vive, alla fine è proprio cercare, inseguire, trovare e coltivare la propria passione, qualunque essa sia. Diciamo che nostra responsabilità è probabilmente avere una passione, costruirci in modo da arrivare a una passione, poi la fortuna invece ci aiuta a far sì che quella passione magari diventi parte attiva della nostra vita, addirittura il lavoro. Ecco, insomma, Mike Buongiorno era uno per il quale il lavoro coincideva assolutamente con la passione, cioè era fatto di quello che faceva, e quindi le due cose non erano distinguibili, e come tale, ripeto, è una fortuna che modestamente riguarda anche me. Credo che la passione oggi sia anche in qualche modo un aspetto rivoluzionario della vita. Viviamo in un mondo in cui tutto viene misurato per quello che può produrre in termini di interesse, di guadagno. La passione non necessariamente deve portare guadagno, se vogliamo è il vero lusso, cioè poter fare quello che apparentemente è inutile, quello che viene chiamato la conquista dell'inutile, in realtà è quanto di più umano possa capitarci. E quello per cui, senza esagerare, insomma, però quello per cui si vive in assoluto, nel senso che poter perseguire le proprie passioni. In questo senso, dicevo, appunto, in un mondo in cui invece è tutto quantificato, da un'opera d'arte a un metro quadro di un appartamento, tutto viene misurato a seconda del valore che ha. La passione non ha valore, perché è un valore inestimabile che non si può comprare, non si può vendere, si può soltanto costruire in se stessi, coltivare, e mediamente, quando ci si riesce, noi diventiamo di quella materia lì. La passione è la cosa di cui alla fine siamo fatti. L'epoca di grande cambiamento che stiamo vivendo è trainata da un valore che possiamo definire passione, ispirazione. Questo riguarda i grandi professionisti, ma riguarda anche le persone comuni, i cittadini, che decidono
di sviluppare la propria idea di crescita personale e devo dire anche di felicità quotidiana partendo dalle proprie passioni. Quindi un elemento forte, motivazionale, che riguarda il nuovo modo di consumare, di lavorare, di entrare in relazione con il mondo, ed è davvero una variabile che nel mondo, noi che lo osserviamo quotidianamente, sta esplodendo. Quindi passione, autorealità, capacità di guardare gli altri attraverso il filtro del proprio punto di vista. Io credo che le persone come me, per fortuna come tanti altri, che hanno un atteggiamento progettuale nei confronti del mondo, non possano che trovare la loro ispirazione e anche la loro passione, la loro motivazione, nella constatazione di quella drammatica contraddizione che stiamo tutti vedendo. Da un lato c'è la tangibilità di una crisi multipla che comincia dalla crisi ambientale, continua su quella sociale e politica e finisce oggi nella drammatica constatazione di quante persone, sappiamo quante milioni di persone in futuro si metteranno in moto per fuggire da qualche cosa che per loro è insopportabile. E dall'altro lato però il fatto che nel mondo altrettante persone stanno cominciando a mettersi in moto, possono essere soggetti individuali, possono essere gruppi, possono essere associazioni, possono essere anche istituzioni e anche imprese, che cominciano a muoversi in una maniera, diciamo, di rottura rispetto a quello che è stato il mainstream fino adesso, e che a guardare le cose con la positività che secondo me è necessaria, possono essere viste come l'inizio di una nuova civilizzazione. Dicevo che questa è la motivazione, ma questo è il momento stesso e anche l'ispirazione, perché se vogliamo sapere che cosa fare, è proprio qui, secondo me, che occorre guardare per vedere cosa con le nostre capacità, che possono essere progettuali o imprenditoriali o comunicative, cosa possiamo fare per riconoscere queste iniziative positive, prima di tutto, e secondo per supportarle, per fare in modo che diventino più diffuse, più accessibili, e speriamo tutti che ci portino verso un mondo migliore. Passione e ispirazione. Nessuno di voi per la verità mi ha chiesto di scegliere tra queste parole, però se una delle due, passione, che sento molto più vicina a me, alla mia esperienza personale, ed è una parola che amo moltissimo, di cui però ho un problema, ed è legato al fatto che nell'ultimo periodo se ne parla troppo, si abusa di questa parola. Passione la si ritrova in tutti gli slogan pubblicitari. Sarà un'indicazione il fatto che si parla così tanto di passione? Sarà forse che sentiamo la mancanza della vera passione? Per quanto mi riguarda, credo che l'importante sia tornare un po' al vero significato di passione, che non è solo divertimento, gioia, ma è anche capacità di soffrire, di sacrificarsi per cercare di ottenere un grande risultato. Questa per me è la parte più importante di questa parola, che forse abbiamo dimenticato. Nel mondo moderno pensiamo che tutto sia abbastanza facile, che sia veloce da ottenere, e invece passione significa avere il coraggio, la forza di continuare a insistere, ma quando le cose non vanno bene, quando pensi che hai voglia di mollare tutto e di lasciare perdere, che sia la carriera sportiva, che sia un qualunque sogno. Per questo abbiamo bisogno di passione, ma di una passione che riscopriamo col vecchio significato. Certo, la passione collegata all'ispirazione sono una coppia straordinaria, ma io partirei da quello che adesso penso manchi di più a tutti noi, l'idea di saper soffrire, di avere disciplina, coraggio per andare avanti, perché nulla arriva per caso e troppo velocemente. Buon lavoro e ciao a tutti.